questo programma è offerto da Tecnocampus. Venerdì 14 giugno, buongiorno da Teleprima e benvenuti anche oggi alla nostra quotidiana rassegna stampa, come ogni mattina offerta da Tecnocampus. In questa mattina tanti fatti in primo piano, si parla ancora una volta di CSM, ma si parla anche di Radio Radicale e soprattutto di una vicenda che riguarda tante persone, visto che è ritornata in Italia Amanda Knox, quasi come da superstar, e tutto questo ha scatenato infinite polemiche. Ma cominciamo subito a vedere i fatti, lo facciamo questa mattina con i quotidiani nazionali e partiamo con il Corriere della Sera. Stretta di Mattarella sul CSM, Colle cambiare le regole per le elezioni dei consiglieri e Zanda attacca Lotti, deve valutare se lasciare il partito e intanto saranno sostituite le toghe coinvolte nello scandalo. Incrinata la fiducia dei cittadini, sono questi quelli che vengono definiti come rimedi necessari. E intanto vediamo l'ex ministro PD, facciamo la guerra, ed effettivamente così sembra ormai. Tutti sono in guerra contro tutti, sembra una lotta continua e sembra che proprio in questi giorni sia esplosa questa vicissitudine dello scontro diretto tutti contro tutti. E intanto la voglia di volo della squadra leghista, il voto diventa proprio un trampolino di lancio per andare e modificare qualsiasi cosa. E intanto vediamo nella parte centrale della pagina quello che già vi avevo anticipato all'inizio rassegna stampa: dopo 8 anni assolta per il caso Meredith, a Modena adesso parlerà di giustizia, e infatti stiamo parlando del ritorno di Amanda qui da donna libera, e proprio viene in Italia per essere la protagonista di un convegno in cui si parlerà della giustizia, e sembra proprio un qualcosa di incredibile. Intanto vediamo nella parte destra della pagina i partner europei sui conti dell'Italia, ora servono i fatti, bocciati i mini bot, e intanto gli USA accusano l'Iran, hanno silurato le navi, e anche questo vedremo piano piano. Continuiamo ancora a vedere le prime pagine dei quotidiani nazionali, vediamo direttamente La Verità, ancora una volta l'attacco ai vescovi che chiedono soldi ai bambini per pagare le bollette degli abusivi, il monsignore elettricista non sgancia. L'inserto di Avvenire dedicato ai piccoli lancia una colletta, ci sono da saldare i debiti che l'elemosiniere del Papa si è accollato dopo il blitz per riallacciare la corrente nell'edificio occupato dove si fanno rave party. E intanto Bergoglio attacca Viganò, non puoi criticarmi, e difende i migranti. E insomma, veramente è un tutti contro tutti, e ci si scontra su qualsiasi vicenda, e sembra questa l'occasione per fare polemiche a non finire. Intanto nella parte centrale della pagina lo scandalo CSM arriva al Quirinale, Repubblica si spaventa, e nella parte centrale della pagina il taxi del mare sfida Salvini ed anche la legge, stiamo parlando della Sea-Watch che rifiuta il porto di Tripoli e punta su Lampedusa, il ministro sequestratori di immigrati. Ancora gli pseudo-liberisti, la Lega dona altri 3 milioni ai radicali che ne hanno già avuti 250. E intanto si spacca anche su questa vicenda il governo, da un lato la Lega che affianca il PD proprio per la concessione di finanziamenti a questa radio, Radio Radicale, dall'altro lato il Movimento 5 Stelle contrario. E ancora vediamo nella parte bassa della pagina la saga Agnelli, la madre porta via i figli alla figlia, questo è il tribunale svizzero che assegna i nipoti a Margherita. E ancora nella Germania, locomotiva d'Europa, le ferrovie sono come quelle del terzo mondo, insomma qualcosa che ancora una volta ha dell'incredibile. Ma continuiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani nazionali, con il Fatto Quotidiano vediamo che la commissione industria del Senato convoca la D dell'Eni Descalzi, spieghi il mistero della petroliera ferma davanti a Milazzo, con greggio iraniano.
E intanto nella parte alta della pagina, così stangando gli evasori, si recuperano 107 miliardi da oggi, una serie di articoli sull'unico vero sistema per risanare i conti. 35 miliardi solo di IVA, non versata ogni anno per finanziare le promesse dei partiti ed evitare l'aumento dell'IVA. Il deficit non è l'unica soluzione, c'è un tempo, un tesoro da recuperare, ma serve una vera lotta ai criminali del fisco. Le promesse del contratto finora non sono state rispettate. La domanda è: dove si trovano i 23 miliardi che servono a impedire l'aumento dell'IVA? Il governo vuole fare più deficit, ma c'è un'altra strada, una seria lotta all'evasione, e questo sarebbe un percorso di quelli veramente utili. E ancora vediamo la questione morale, nuove carte sulle interferenze del deputato imputato, Lotti PD è nei guai fino al colle, Mazinga seguita da auspicare, il segretario non scarica l'ex ministro e si limita a dire: il partito che ho in mente non si occupa delle nomine dei magistrati, il renziano non ci sta e lo chiama in causa, anch'io faccio parte del suo PD. E intanto i 5 Stelle furiosi, l'inciuccio PD Lega regala 3 milioni a Radio Radicale, intanto arrestano Arata e Salvini attacca Andrea Camilleri. Ancora per le intercettazioni, minacce a Ermini e traffici per i PM di Roma e Firenze. E sulle grandi manovre, Berlusconi vuole sciogliere il CSM, Mattarella ora non si può. E nella parte bassa della pagina vediamo Noam Mohamed, Israele, gli ultra contro il bomber dal nome arabo. E ancora continuiamo a vedere le altre notizie in primo piano in questa giornata che rappresenta comunque un punto di svolta per l'informazione, e vediamo che Libero annuncia 5 sberle ai 5 Stelle, Di Maio in retromarcia per salvare il posto. Concessi i contributi a Radio Radicale, congelata l'idea di statalizzare l'acqua, addio ai negozi chiusi nei festivi, primi sì alle grandi opere, toni meno duri sulla giustizia, intanto allo studio sacrifici su quota 100 e reddito di cittadinanza per soddisfare l'Unione Europea. Ma l'Europa ha ragione o no? Cambiamento invisibile al governo, soprattutto non cambia se medesimo. Questa è la domanda che oggi lasciamo proprio in primo piano. L'Europa ha ragione oppure no? Il debito italiano è davvero insanabile o c'è qualcosa che ancora si può fare? E vediamo che Toninelli, se non sblocca il cervello, non potrà mai sbloccare i cantieri. Il suo decreto è pieno di orrori, è sempre questo quotidiano ad annunciarlo. Intanto Amanda Knox in Italia merita scuse, non gli insulti. E intanto i contributi alla stampa. Ecco un brodino per l'informazione, arriverà l'arrosto, si domanda sempre Libero. E infine nella parte bassa della pagina siamo circondati da morti di fama. In TV e sui social trionfano i personaggi scarsi e sembra proprio questo, molto spesso la TV cosiddetta spazzatura è quella che va in primo piano e che rende famosi quelli che famosi non lo sarebbero mai diventati. Ancora vediamo il giornale, via l'ergastolo a vita, regalo alle cosche, la Corte di Strasburgo condanna l'Italia, inumano il carcere per sempre, così rischiano di tornare a piede libero boss mafiosi e pluriomicidi. E ancora una volta viene raccontato da Alessandro Sallusti, questa è la pena detentiva che viene raccontata in questa mattina, che vuole essere sospesa, quindi non più a vita, ma semplicemente con una determinazione del tempo. E intanto a convegno dagli avvocati Amanda Knox, ospite d'onore, l'ultima beffa di Amanda ora ci dà lezioni di diritto. Sembra una vera e propria presa in giro, ma viene raccontata su queste pagine. Intanto in retroscena Berlusconi gela Toti, è un nominato e chiede democrazia, il futuro del centrodestra, mentre per Radio Radicale, Lega contro Movimento 5 Stelle, maggioranza spaccata, Salvini fa lo stress test a Di Maio e al governo. E intanto il caos tra toghe arriva anche al Quirinale, Forza Italia, sciogliere CSM, colle tentenna, bufera su Lotti. E intanto la domanda è, anno bellissimo, è in calo pure il turismo, sono queste le previsioni negative, mentre l'Istat ci riporta un quadro diverso per quanto riguarda l'occupazione, che sembra essere in crescita. Ancora ci domandiamo com'è possibile, visto che in tanti elementi di questa nostra precarietà proprio il lavoro non sembra essere al primo posto. E intanto vediamo il prezzo del petrolio che schizza le stelle, missili sulle petroliere in Oman, USA contro Iran. E lotta continua anche su queste pagine, ma continuiamo a vedere la Repubblica. Appalti, liberi tutti e fuori controllo, lo sblocca cantiere. Infatti diventa legge, ma finisce nella palude della burocrazia. Altra vittoria di Salvini, per 2 anni congelato il codice anticorruzione. Il lungo addio di Berlusconi, pronta alla fusione con la Lega.
E intanto l'analisi, quelle mafie nella giungla del lavoro, ma sarà l'Europa a decidere se si vota o no. Questo è il retroscena di un voto annunciato. E intanto 3 milioni all'emittente, si parla di Radio Pannella sul governo che va sotto, mentre la crisi, Oman colpite due petroliere USA accusano Iran. E intanto vediamo nella parte destra della pagina ancora il caso Lotti imbarazza i vertici PD, questo sempre lo scandalo CSM, un'intercettazione in guai all'ex ministro del Quirinale, bisogna voltare pagina, il dovere dei giudici di Zingaretti, mentre l'intoccabile del Giglio Magico tra glorie e cadute viene raccontato da Sergio Rizzo. Ancora vediamo gli altri fatti in primo piano su queste testate nazionali, passiamo adesso a Il Mattino e vediamo nella parte alta della pagina il personaggio, la Cucarini da Baudo a Salvini e la nuova regina della TV sovranista. Mentre Oman, tensioni Iran-USA, la guerra dell'oro nero, due petroliere in fiamme colpite da un siluro. E per i mondiali delle donne, le sorelle d'Italia adesso sfidano la Giamaica della figlia di Bob Marley. E intanto in apertura di pagina CSM, l'alto là di Mattarella, bisogna voltare pagina, si dimette un terzo magistrato, il Colle per il momento elezioni suppletive, il Consiglio va avanti, veleni tra le toghe, imbarazzo nel PD per le intercettazioni di Lotti e Palamara. Infatti sulle toghe la guerra all'alto là del Quirinale e sono saliti a 3 consiglieri dimissionari nel CSM, via anche Lepre. Mattarella indice le elezioni per sostituire i togati coinvolti nel traffico delle nomine e spinge per la riforma del Consiglio. E ancora l'infrazione moscovisia, dice adesso vogliamo i fatti. Salvini e Di Maio, tregua con Tria, Bruxelles, trattativa oltranza la procedura di infrazione europea dell'Italia, le misure del governo e tregua dei ministri Salvini e Di Maio, almeno su questo argomento. A Bruxelles la trattativa continua appunto ad oltranza, mentre il reddito di cittadinanza e meno cassa integrazione spariscono così gli stagionali. Questo è l'allarme che viene lanciato dal Mattino nella giornata di oggi e si racconta appunto che tanti lavori non vogliono essere più fatti semplicemente perché c'è il reddito di cittadinanza. Guardandola in prospettiva dall'altra parte, perché le prospettive sono sempre molteplici, se un reddito di cittadinanza viene concesso gli stagionali non hanno ragione di essere, anche perché la stagionalità richiede proprio un'occupazione a tempo determinato e questo tempo è piuttosto esiguo. Ancora vediamo sulle inchieste del Mattino Roghi, il ricatto della Camorra alla città dei turisti, ridurre al minimo le stese armate ma pensare comunque e puntare sul terrore, appunto sulla paura, sulla prova di forza di chi usa il fuoco per imporre la propria presenza nel centro storico di Napoli. E insomma questo sembra essere la volontà della Camorra, tra incendi di cassonetti che fanno divampare fiamme in ogni parte della città di Napoli, tra le stese che colpiscono nel centro, nel cuore della città napoletana, soprattutto quando ci sono le persone, ed ecco che tutti spariscono da questo luogo. Sempre considerato una meraviglia agli occhi di tanti, adesso la paura diventa il motore portante. E intanto vediamo nella parte sinistra della pagina l'editoriale di Nicola Rossi, oltre gli aiuti per cambiare il Sud, si parte dall'Unione Europea. E vediamo ancora nella parte centrale della pagina, da Perugia a Cogne a Via Poma, le storie e Amanda è tornata in Italia. Infatti vediamo i 4 nomi importanti: Meredith, Franzoni, Erika e Omar, Rosa e Olindo. Bed and breakfast, Caritas, notaie e mobili pignorati. Cosa c'è nelle case dei grandi delitti? Tutto raccontato in questa pagina. E intanto per lo sport, Sarri alla Juve, sì del Chelsea, la telenovela è finita. Il club inglese riduce le pretese economiche, società bianconera a Londra, la firma è in arrivo, le distanze infatti si sono ridotte, adesso Maurizio Sarri può davvero diventare il nuovo allenatore della Juventus. L'accordo è in via di definizione, ma è stato raggiunto ieri grazie ai buoni rapporti che ci sono tra i due club e in particolare tra due veri artefici dell'operazione, Fabio Paratici e Marina Granoluscavia, che hanno lavorato a lungo, manca solo la firma, forse arriverà già oggi. Intanto il no alla Cina, Ciro Mertens e la felicità a Napoli che non ha assolutamente prezzo. E nella parte più bassa della pagina la poesia
tradotta in 10 lingue regionali, dal napoletano al piemontese, l'infinito dialetto di Leopardi, e questa è una bellezza per quanto riguarda la cultura in tutte le lingue. E ancora vediamo il manifesto in questa giornata, in apertura di pagina Radio Anch'io, con il voto della Lega passa alla Camera l'emendamento che salva Radio Radicale, Di Maio fa la voce grossa con l'alleato, gravissimo, ne risponderanno, e manda all'inferno i giornali locali e nazionali come il manifesto, insieme a migliaia di lavoratori dell'editoria. E insomma, sembra proprio essere questo il punto di svolta per Radio Radicale, che racconta una vicenda che determina ancora una volta una frizione tra questi due vice premier e soprattutto i loro partiti. Ma continuiamo ancora a vedere le prime pagine dei quotidiani, ci trasferiamo sulla Stampa. CSM, Mattarella, stoppa le manovre, nuove regole, via le mele marce. Disinvolture ai limiti della legge, le intercettazioni di Lotti, dare un segno a Ermini, Zingaretti lo gela, questo non è il PD che voglio. E intanto l'Eurogruppo Atria, tagli, non promesse, e caccia i soldi di Siri in Delaware. E nella parte destra della pagina manda un ritorno in Italia da Star, resta in aeroporto, sorrisi e cocktail, e intanto l'informazione dal primo piano proprio a lei. E ancora nella parte bassa della pagina, pensate un po' che un italiano su tre ricorre ai medici privati, l'anno scorso spesi 37 miliardi per evitare le lunghe code nel pubblico. E questa è quella che viene rappresentata come la grande disuguaglianza all'interno della sanità. Ovviamente chi se lo può permettere sceglie un'alternativa, e sempre chi se lo può permettere a quanto pare trova un modo per avere la salute, e gli altri hanno qualche difficoltà. E intanto vediamo la prima pagina del Dubbio, flat tax e Unione Europea, 20 di crisi, Lega grillini in trincea, Trial Ecofin non scopre le carte, conta su maggiori entrate. Infatti una giornata da dimenticare per la maggioranza di governo, spaccata per ben due volte nel giro di poche ore, e adesso gli incarichi di Rai di Marcello Foa e sul finanziamento pubblico a Radio Radicale. Il calvario giallo-verde comincia in commissione vigilanza, dove i parlamentari di Lega e Movimento 5 Stelle si dividono sul doppio incarico a Foa, presidente di Viale Mazzini. E ancora vediamo la legittima difesa, attenzione, commento, dopo le tante polemiche dei giorni scorsi decide solo il giudice. E insomma viene raccontato proprio così, che non credo che il tabaccaio di Pavone Canavese, che pare abbia sparato dal balcone di casa 7 colpi di pistola contro 3 ladri dopo che era scattato l'allarme antifurto del negozio, fosse al corrente dei contenuti della recentissima riforma della legittima difesa. Probabilmente però era stato raggiunto dalle dichiarazioni del ministro dell'Interno, che il 26 aprile, in occasione dell'approvazione della sua legge che modificava la legittima difesa, aveva parlato di un bellissimo giorno per gli italiani in cui viene riconosciuto il sacrosanto diritto alla legittima difesa, tra l'altro esibendo nel corso della conferenza stampa la storica maglietta recante la scritta "La difesa è sempre legittima". E ancora vediamo la legge italiana che viola i diritti umani, la Corte Europea boccia l'ergastolo ostativo. Infine nella parte bassa, CSM, Mattarella, elezioni per sostituire i PM dimessi, voto fissato per il 6 e il 7 ottobre. E ancora cambiamo proprio le pagine dei quotidiani nazionali, andiamo a vedere quello che racconta lo sport con il Corriere dello Sport. Milan 6 colpi, mentre Albiol nostalgia di casa, e tutto Totti in FIGC, mentre Hazard già fa il pieno. E nella parte centrale della pagina, Rabiot, parlo con la Juve, beccato in vacanza a Porto Ercole, Andrien rivela. Il centrocampista mancino del PSG conferma la trattativa, un grande club dove ognuno vorrebbe giocare, Sarri lo aspetta, ma a dire l'ultima parola sarà la madre. E ancora vediamo che Maurizio, annuncio vicino, il Chelsea intanto dà il via libera. Nella parte bassa, forza ragazze, fateci volare, questa sera si gioca. Ancora vediamo per le prime pagine dei quotidiani nazionali, col quotidiano sportivo, Froome, caduta, shock, gomito, femore, costole, fratturati, addio al tour. L'incidente durante la ricognizione al Delfinato, stagione finita per il britannico. E ancora vediamo nella parte centrale della pagina, sogno della verità, Inter, Lukaku esce allo scoperto, Conte, il migliore al mondo, già deciso il mio futuro, intanto Marotta prende Agumè, il nuovo Pogba.
passi da gigante, così lo titola questo quotidiano. E intanto ora il Chelsea rivuole Sarri, Juve che fai? Mentre nella parte bassa Milan, Maldini parte da Krunic, tutti gli obiettivi vengono raccontati in questa pagina. Ancora il calciomercato, aspettando Muriel, l'Atalanta guarda al nord Europa, piace Odegaard, giovane attaccante della Norvegia. E per il tennis all'avvenire il derby azzurro è di Ciavarella, quattro italiane ai quarti di finale e Tortu ci riprova per l'atletica leggera sui 100 metri. Stasera Oslo, test impegnativo con i migliori specialisti. E per il momento facciamo una piccola pausa, ma ritorniamo fra poco. All'incrocio tra Caserta e il futuro è nato Tecnocampus, un centro direzionale moderno, frutto di un ambizioso progetto di riqualificazione industriale che ha messo la qualità del lavoro al primo posto. Tecnocampus, il nuovo centro direzionale di Caserta, è collegato direttamente all'A30 Caserta Salerno e dista pochi minuti dal centro di Caserta. Tecnocampus SRL, Viale Lincoln, zona industriale, ex Saint-Gobain Caserta. Tecnocampus, la soluzione al centro. Bentornati in studio, siamo pronti per affrontare ancora una volta le tematiche che riguardano la Regione Campania e lo facciamo con i quotidiani online. Cominciamo subito a vedere cosa ci racconta in questa giornata il Mattino e vediamo che si parla di Pompei che ha appunto Osanna come direttore volto pagina, gli incarichi saranno a rotazione. Riconfermato nell'incarico lo scorso 22 maggio, ha preso servizio alla direzione del sito archeologico di Pompei l'archeologo Massimo Osanna, che si insedierà già oggi ufficialmente con la presentazione alla stampa della mostra delle opere della Biennale Dotto 2018-2019 intitolata La morale dei singoli e allestita nella palestra grande degli scavi. Felice del suo secondo mandato, Osanna aveva anticipato i suoi nuovi progetti puntati dopo gli anni impegnati nel grande progetto di restauro al vero rilancio dal sito UNESCO, visitato ogni anno da 3 milioni e mezzo di turisti, insomma un record proprio in termini. Ma ancora vediamo le notizie in primo piano e si parla di Napoli, questa volta di Marianna Giuliano, scarcerata dopo 12 anni, è tornata a Forcello, è cambiato tutto in 12 anni, sono cambiati i sensi di marcia, le panchine, qualche aiuola, magari ci sono ancora gli stessi cantieri della zona del rettifilo di Via Duomo e qui tra i vicoli del centro cittadino è decisamente tutto diverso. E questa è la cartolina di Napoli, da Forcello in particolare, vista da Marianna Giuliano, figlia dell'ex boss della camorra napoletana Luigi Giuliano e di Carmela Marzano, ma soprattutto moglie di Michele Mazzarella, che sta scontando attualmente una condanna a 28 anni e 8 mesi per l'omicidio di Giuseppe Ginosa. E ancora vediamo, ormai ci siamo vicinissimi a quelli che sono gli esami. Scuola infatti è l'argomento che tratta nella giornata di oggi la Repubblica, prova di maturità per 50.000 in Campania, che stress l'esame a sorpresa. Da mercoledì primo compito scritto di italiano per i razzai della generazione 2000, le voci degli studenti degli istituti napoletani infatti arrivano per la prima volta alla maturità, i ragazzi del 2000, i primi nati nel nuovo millennio, alle prese tra 5 giorni con gli esami che chiudono la carriera scolastica, quasi 38.000 studenti nella sola provincia di Napoli,
circa 50.000 in Campania e dovranno vedersela con un esame che ha cambiato aspetto e regole nel corso dell'anno scolastico, spiazzando studenti e professori che si considerano un po' alla prova anche loro, visto che hanno dovuto correggere il tiro introducendo novità con le quali far misurare i ragazzi ma anche se stessi. La seconda prova scritta innanzitutto, che al classico tiene insieme latino e greco, allo scientifico, matematica e fisica, linguistico e due lingue straniere, secondo una formula che prof e studenti hanno potuto scoprire nel corso degli ultimi mesi con le simulazioni previste anche a livello nazionale. L'altra novità, quella della busta da estrarre per individuare il tema dal quale partire per il colloquio, desta ancora maggiori perplessità, ridicolo, afferma uno studente maturando al liceo Galilei. E se mercoledì 19 è il giorno dello start con la prima prova d'italiano e le procedure dell'esame iniziano lunedì per i docenti con l'insediamento delle commissioni. Insomma, in bocca al lupo per tutti gli studenti e per i professori e soprattutto in bocca al lupo per questo nuovo esame, la nuova forma dell'esame. E intanto vediamo che Napoli anche ancora una volta si dà da fare per quanto riguarda la bellezza, l'estetica e soprattutto la creatività e si rinnova. Infatti vediamo che la forza della natura viene presa ad oggetto per il restyling della Circumvesuviana di Ponticelli e ne vediamo una serie di immagini proprio per renderci conto della bellezza e della potenza di questa magia che si chiama natura. Ed eccola qua, infatti tutto raccontato attraverso le immagini, sembra essere tutto bellissimo. Ovviamente quello che servono sono i controlli, è il tema che da oggi orna le pareti della stazione Circumvesuviana di Ponticelli e infatti oggi sarà presentata al pubblico la riqualificazione con le opere disegnate da artisti di strada, un'iniziativa nata da un'idea di Luca Danza che già aveva collaborato alla realizzazione delle opere della stazione della linea cumana di Bagnoli, tesa a rivitalizzare ed animare la stazione e a condividerla con la cittadinanza del quartiere di Ponticelli, dando anche spazio alla creatività giovanile, insomma la creatività e la forza della natura insieme per dare vigore a questa struttura. E intanto ancora una volta è polemica sui calcinacci che continuano a cadere a Napoli, infatti la Galleria Laziale riapre parzialmente dopo la chiusura di ieri, in corso lo spicconamento da parte dei vigili del fuoco, nuovo dispositivo di traffico per la Galleria Vittoria, vietato per 2 giorni il transito notturno nella semicarreggiata in direzione municipio. E infatti nella mattinata di ieri su richiesta della Polizia Municipale sono state effettuate le verifiche delle reti anticalcinacci poste a protezione del fregio presente all'imbocco di piazza San Nazaro nella Galleria Laziale. Al fine di valutare la sicurezza sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco ed i tecnici comunali che hanno approntato immediatamente un piano operativo proprio per chiuderla almeno temporaneamente. E ancora vediamo che da Pestum arrivano buone notizie, trovato un monumento dorico. La scoperta durante i lavori di sfoltimento dell'erba alta attorno alle mura nell'ambito degli interventi di riqualificazione dell'area. Infatti, a meno di 2 settimane dall'inizio dei grandi lavori di riqualificazione dell'intera area, finanziati per oltre 13 milioni dalla Comunità Europea, è già arrivata la prima sorpresa. Nello sfoltire l'erba da anni ormai troppo alta nel versante occidentale delle mura, Pestum ha restituito nuovi reperti, forse resti di un tempietto dell'antica colonia. Il materiale era forse ammassato lì dagli anni 60, quando l'area fu interessata da lavori agricoli, infatti la vediamo proprio in questa immagine. Gli archeologi hanno scoperto capitelli, colonne, cornicioni e triglifi di un edificio dorico dell'età e nella città dei templi. Il ritrovamento più sorprendente consiste in un pannello, probabilmente una metopa in arenaria, con 3 rosette a rilievo che possiamo vedere tranquillamente. Ma continuiamo a vedere i fatti dai quotidiani online. Una notizia di cronaca: 12enne investito da un'auto a Portice, grave, in commissariato un uomo di 41 anni, il ragazzo è ricoverato al Santo Bono. Stiamo parlando di un 12enne che è stato investito da un'auto a Portici ed era in sala operatoria ieri sera all'ospedale Santo Bono di Napoli. L'episodio è accaduto in via Martiri di via Fani, una strada periferica della città nei pressi dell'INPS. Da quanto si apprende, il 12enne stava portando il cane a spasso quando per causa in corso di accertamento è stato investito da un conducente alla guida di una Fiat Panda. Immediati soccorsi all'ospedale, dove il 12enne sarebbe giunto in condizioni serie. Il conducente che avrebbe investito il ragazzino, un 41enne, è stato individuato ed è negli uffici del locale commissariato di Polizia di Stato. La sua posizione
e l'esatta dinamica dell'accaduto sono ovviamente al vaglio degli inquirenti. E intanto veniamo ancora che si parla di carceri. Bonafede a Napoli, ereditata una situazione drammatica, e su caso CSM le istituzioni siano compatte. La situazione del mondo penitenziario, dice appunto Bonafede, in Italia è una situazione che abbiamo ereditato, è drammatica, ed è proprio Bonafede, ministro della giustizia, bagia la firma del protocollo a Palazzo Salerno a Napoli per il passaggio di immobili dal ministero della difesa a quello della giustizia. Quello che abbiamo deciso di fare, a differenza di quanto si faceva in passato, quando si facevano indulti svuota carceri che non servivano a nulla, è di investire risorse sia nelle carceri sia nell'educazione dei detenuti. Il ministro definisce il livello dell'edilizia carceraria molto basso, a volte non rispettoso della dignità dei detenuti che ci vivono e anche per la polizia penitenziaria che ogni giorno lavora in questi luoghi. Ma ancora vediamo le notizie che arrivano da Napoli Today, una giornata ieri tremenda per la comunicazione, soprattutto nell'ambito della Vodafone che è proprio crollata con un down. Napoli tra le città coinvolte, difficoltà a connettersi a internet per gli utenti su tutto il territorio nazionale. E infatti ore di grandi disagi ieri per gli utenti di Vodafone, la linea su tutto il territorio nazionale ha dato seri problemi soprattutto per ciò che concerne la connessione internet. Napoli è una delle città che è stata maggiormente colpita da questo fenomeno. Il problema si è risolto in serata con una comunicazione giunta appunto da Vodafone stessa. E ancora vediamo le altre notizie: rilancio Bagnoli alla porta del parco, la conferenza dei servizi convocata con seduta pubblica dal commissario straordinario Francesco Floro Flores. E infatti questo è il primo punto all'ordine del giorno dopo l'incontro presso la presenza del Consiglio tra il Ministro per il Sud Barbara Lezzi, i comitati e associazioni del territorio i giorni scorsi, nel corso del quale è stata peraltro ufficializzata la data di conclusione della bonifica. Oggi c'è in calendario un'altra tappa importante per il progetto di rilancio di Bagnoli. È prevista in mattinata presso l'auditorium Porta del Parco in via Diocleziano a Napoli la conferenza di servizi convocata con seduta pubblica, e la conferenza è stata convocata dal commissario straordinario del Governo per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana del SIN Bagnoli Coroglio, Francesco Floro Flores, con l'obiettivo di acquisire tutti i pareri e le autorizzazioni per approvare lo stralcio urbanistico relativo al programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana proprio del sito. Ancora vediamo le altre notizie. Dopo la chiusura di ieri pomeriggio di Napoli, del centro di Napoli, alle automobili, ai veicoli inquinanti, questo divieto continua anche per la giornata di oggi e di domani. Infatti a renderlo noto è proprio l'amministrazione per il perdurare del superamento del limite di PM10. E ancora vediamo quelle che sono le novità in termini lavorativi per quanto riguarda la Whirlpool. Convocato infatti il tavolo di crisi al MISE, il prossimo 21 giugno le parti incontreranno il ministro Di Maio al Ministero. E infatti questa è la data storica, 21 giugno alle 10 al Ministero dello Sviluppo Economico. L'appuntamento sul caso Whirlpool, a presiederlo sarà il ministro Luigi Di Maio, si occuperà della situazione dello stabilimento di Napoli. Ad annunciare l'appuntamento è stata una nota del ministero in cui ha spiegato che il tavolo ha l'obiettivo di discutere la situazione occupazionale e produttiva dell'azienda a seguito della volontà espressa da parte della proprietà di non chiudere e di non disimpegnarsi dal sito produttivo di Napoli. Insomma, buone notizie per quella che è questa azienda, ma soprattutto per i suoi lavoratori. Ancora vediamo le altre notizie da Caserta, in particolare da Marcialise: tribunale sgomberato per l'arrivo del boss di Mazzacane. Belforte sarà processato con rito abbreviato e in video collegamento per l'omicidio di Orlando Carbone. Infatti imponenti misure di sicurezza con l'intero piano del Palazzo di Giustizia fatto evacuare per l'arrivo del boss di Mazzacane. Sarà l'ultima volta. Salvatore Belforte sarà processato con rito abbreviato ed in videoconferenza per l'omicidio di Orlando Carbone. Il gruppo Ivana Salvatore del Tribunale Santa Maria a Capovetere ha accolto tutte le istanze del difensore del boss di Mazzacane, l'avvocato Salvatore Piccolo, rinviando per le discussioni ad inizio novembre. Ancora vediamo la prima pagina di Caserta News. E vediamo che si parla ancora una volta di Reggia: sospesa la nomina del direttore, il ministro contento che la magistratura controlli. La Maffei ha firmato martedì il contratto, ma la sua nomina è stata bloccata solo dopo 24 ore. E ancora da San Felice a Cancello, processo all'ex sindaco, testimonia in aula il pentito dei casalesi. Di Caterino ha raccontato dei suoi rapporti con gli amministratori. Ed ancora vediamo gli altri fatti in primo piano: AFA record a Caserta, le temperature percepite e soprattutto
ancora tanto caldo che ci aspetta nei prossimi giorni. Mentre si continuano a verificare incidenti sulla variante, pensate un po', un altro incidente, il terzo in soli 5 giorni, ancora una volta il traffico paralizzato, il sinistro è avvenuto tra le uscite Ospedale e Tuoro, dove praticamente si trova la zona più controllata, visto che sono posizionate le telecamere dei tutor che probabilmente rallentando il traffico determinano qualche situazione incresciosa e soprattutto dei gesti inconsulti che determinano appunto incidenti in continuità. Ma prestiamo veramente attenzione perché la strada rappresenta un nostro mezzo per spostarci da un luogo all'altro e soprattutto la variante è un mezzo di fuga dal centro che è sempre pieno di traffico. Vabbè, con questa notizia e con questa informazione sul traffico, diciamo che anche per oggi è terminata la rassegna stampa. Vi ringrazio per essere stati con noi e soprattutto vi do appuntamento alla settimana prossima, a lunedì, stesso posto, stessa ora. Ringrazio come sempre Tecnocampus che ci offre la possibilità di fare informazione con voi tutti e a voi l'augurio di un sereno e ovviamente caldo weekend. Buona giornata a tutti. Questo programma è stato offerto da Tecnocampus.